siamo qui all'interno della libreria Raffaello al Vomero in una presentazione molto particolare dove io e Christine Delcio dovremmo stare in silenzio, parlare con gli occhi, col corpo, con le mani, con l'anima, ma non usare le parole, esattamente come è costretta in qualche modo la protagonista e tutti gli abitanti di un'America diversa, particolare, di falso purismo, di falso credo religioso, di alterazione di tutto quello che può essere il vivere nel rispetto del femminile. Quindi una donna assoggettata, quasi veramente le hanno tolto la parola, le hanno messo il collarino al braccio, io dico, sì. E in un paradosso che però lascia un finale aperto. Sì, infatti, allora... devo parlare di che cosa esattamente? Esattamente della... devi raccontarci perché sei arrivata a scrivere Vox. Ah, allora. Che cosa ti ha portato insomma a creare questa protagonista? Ma prima, essendo linguista, certo. Mi interessa quest'idea del linguaggio come una parte essenziale dell'essere umano. Certo. Allora, perché guarda, quando tu pensi, per esempio, che il linguaggio è la cosa che ci mette a parte proprio dal resto delle altre specie, degli animali, perché siamo infatti animali, però invece noi abbiamo la facoltà del linguaggio. Certo, il dono della parola. Sì, ecco, questo non ci serve solamente per comunicare, per chiacchierare, però anche per pensare, razionalizzare, certo. E tutto il resto. Allora senza la parola, senza il linguaggio noi non siamo più esseri umani. Allora questo tema mi ha affascinato da anni e volevo scrivere qualcosa, però poi vedendo che come le donne sono diventate ancora più forti, ancora più, non voglio dire provocanti, però un po' ma parlavano molto di più, particolarmente in questi anni passati, per delle buone ragioni. Certo. Mi immaginavo un mondo in cui c'era qualche fazione, qualche parte della società nostra negli Stati Uniti che voleva dire basta, non più, silenzio. Zittire le donne, portarle al silenzio. Ecco, e poi infatti riportarci ad un'epoca in cui c'era questo culto della domesticità. Certo, infatti, la donna, come la casa, nel famiglia, sì, madre, ecco, basta. Nella sfera privato, mentre gli uomini erano nella sfera sociale, pubblico. Politica. Ecco. Quando hai finito, tu hai ringraziato anche molte donne in questo libro, no? I tuoi editor, l'editor, le amiche, ma la prima persona che ha avuto modo di leggerlo, che cosa ti ha detto? La prima persona che ha letto questo, sì. Allora, infatti questo romanzo è cominciato come un racconto molto corto di 3500 parole, era il scheletro di Vox, certo. le ossa, allora, sì, ecco, la prima persona che l'ha letto era infatti mio marito. Mi ha detto, non so come si traduce in inglese, ma in italiano, ma infatti mi ha detto, ma guarda, ma che racconto, Cristina! Molto grosso! Ma sì, infatti era proprio emozionato, si è visto anche che era rimasto quasi senza fiato, anche le altre donne. Senza parole. Senza parole. Ah, sì, ecco! Sì, sì, però era lui e poi c'ho un gruppo di scrittrici, tutte donne, ho dato il manoscritto del romanzo a una di queste donne e lei mi ha detto, ma Cristina, l'hai fatto? Ecco. Mi sono ritrovata in una parte, ecco, non diremo tanto per chi non le ha letti, però c'è una parte che mi ha molto colpito, al di là di alcune figure femminili all'interno come quella di Jackie. È importante il rapporto che la protagonista Jane ha con Sonia, la figlia, che nel paradosso, povera bambina, durante la notte
parla nel sonno, e quindi questa cosa diventa gravissima per quello che è un assoggettamento in quel tipo di cultura, di legge imposta. E ho immaginato che mi avrebbero fatto fuori subito a furia di scariche elettriche. Io parlo nel sonno, a parte che nel lavoro. Nell'immaginario tu hai pensato questa storia, ti sei trovata a pensare come donna se realmente ciò esistesse, quante difficoltà e quanto andare indietro porterebbe la civiltà? Ma sì, allora quella scena della ragazza che aveva questo incubo e stava gridando di notte era molto importante. Normalmente io scrivo in modo abbastanza cronologico, allora dalla prima pagina fino all'ultima, però invece questa idea dell'incubo di questa scena mi è venuta tutto ad un tratto e l'ho dovuto per forza scriverlo. Sì, sì. Io ricordo di avere i brividi mentre lo scriveva, ma veramente i brividi, era una cosa... Io ho avuto l'ansia, questa bambina che doveva essere svegliata. Sì, infatti, e poi c'è una cosa con... ci sono vari modi in cui ce ne possiamo pensare. Prima questa ragazza è a rischio di essere punita, diciamo. Cioè, diciamo punita, però, per non dire tanto. Sì, ecco. Però poi l'altro problema è che la madre è incapace di fare niente, è proprio impotente. Sì. Ecco, questo mi ha fatto questo senso di terrore, perché se puoi immaginare una mamma che non può dare consiglio a suo proprio figlio o figlia. Ma guarda, perché normalmente il consiglio viene dato con la parola, sì, cioè ecco, si chiacchiera, ecco, si discute e con la parola non può si risolvono dire le cose. Niente. Allora più di togliere la parola, hanno tolto questo sistema, ha tolto l'abilità di essere donna, di essere mamma, di essere una persona. Ecco, mondo e nella sì, società. Infatti. C'è una cosa, adesso partiamo con la presentazione perché sono arrivati molti ospiti, quindi hai fatto una sinossi, credo l'abbia fatta tu o chi per te, insomma è spettacolare, una sinossi dove si è raggiunto un limite di 100 parole. Sì. Io spesso scrivo racconti brevi in 100 parole e sono una giornalista che scrive sul web, quindi ha un ermetismo differentemente che sulla carta stampata. Però mi rendo conto, e leggendo il tuo libro mi sono resa conto di quanta voglia avevo ancora di più di parlare e di scrivere, in una sorta di paura che un giorno veramente si sveglia qualcuno e mi toglie l'identità, perché credo che Vox sia proprio la rappresentazione di togliere la concretezza, l'identità a una persona di sesso femminile, relegandola a un uso domestico e a null'altro. Assolutamente, e possiamo anche immaginare, perché c'è sempre questo rischio rispetto alla Sonia, alla piccola figlia di 6 anni, c'è il rischio che lei non imparerà la lingua, non va a acquistare un sistema ricco. Certo, come noi sempre, io direi sempre, daremo per scontato, ecco, certo, questa facoltà, questa capacità di parlare. Allora si può immaginare se questo movimento dei puri andasse in avanti per qualche altra generazione, certo, puoi immaginare che succederebbe a queste ragazze. Infatti non sarebbe solamente che non potevano parlare, però non potevano nemmeno pensare. E infatti l'animale domesticato è esattamente dove finirebbero. Allora, noi non li facciamo finire così, adesso andiamo a parlare di questo libro, diamo voce a Vox, qui dalla Libreria Raffaello, insieme a noi Alessandra Petino e Giovanni Canestrelli, in una chiacchierata a più voci, affinché
non si tolga la voce a nessuna donna ma a nessuna persona, e quindi io ringrazio tantissimo Cristina Dalcer che stasera sarà con noi e spero di rivederla in tante altre presentazioni. Anch'io, grazie, mille grazie, è stato un piacere.